Il problema è che il sud sta peggio del resto d'Italia, ma l'Italia non sta bene per niente, quindi il problema è di recuperare il sud per far recuperare l'Italia. Finché non si capisce questo, credo che l'ottimismo, le frasi fatte servono a poco. E quindi il sud sta molto male, questo è certo, nonostante le tante eccellenze, quindi questo dà la dimensione del problema. Ci si meraviglia sempre quando si leggono i dati dello Svimez, quasi come se soltanto lo Svimez si accorgesse di quanto sta accadendo. Ma guardi, la meraviglia di questi ultimi mesi meraviglia noi, perché noi da 5 anni stiamo esattamente illustrando questa dinamica e finalmente qualcuno si è accorto. Ora ci aspettiamo che ci siano delle risposte. E poi voi avete evidenziato che anche i giovani che non studiano e non lavorano sta aumentando, quindi forse c'è anche un calo della fiducia nel futuro. Ma per forza, i giovani razionalmente, se possono, se ne vanno e non gli si può dar torto, ma così facendo praticamente sottraggono la risorsa più importante a un territorio e quindi se non ci si rende conto che occorre rovesciare questa giusta propensione e poi la fiducia da dove la possono prendere i giovani. E qui c'è anche un problema di politiche nazionali apparentemente meritocratiche che in realtà stanno distruggendo la possibilità per un giovane di restare al sud. Parlo delle università, dei finanziamenti dati, sottratti soprattutto all'Università del Sud. Quanto è accaduto ieri sera a Parigi, la guerra terroristica, insomma, che cosa vuol dire questo per il Mezzogiorno? La chiusura delle frontiere? Questo vuol dire qualcosa per il Mezzogiorno, per l'Europa, per tutti, cioè attrezzarsi a una stagione lunga di grandi difficoltà, di grandi rischi e anche da questo punto di vista dare risposte serie con l'economia, dare opportunità e prospettive è anche una condizione per prosciugare, diciamo, l'acqua in cui queste anomalie tremende nuotano, perché poi queste, adesso non lo so, sarà interessante vedere, ma già mesi fa con l'altro grande attentato si scoprivano poi che questi terroristi erano tutti nati in Francia, a Parigi e così via. E quindi chiaramente c'è un problema di dare risposte che evitino certe, come dire, folli fughe dalla realtà. E purtroppo se la realtà diventa la follia, allora le risposte saranno sempre più complicate darle.